Buonasera, buonasera. Allora, stasera vi terrò un po' più compagnia del solito. Ho voglia di fare almeno due o tre video in questa serata. Intanto sto, come si dice da noi, smicciando Brescia Fiorentina. Guardate che pigiama, sembra un carcerato veramente con questo pigiama. A proposito di carcerati, allora, in questo primo video vorrei parlare di quello che starebbe combinando il nostro amato governo, nella fattispecie, non proprio di quello che vuole fare questo governo, ma di quello che vogliono fare tutti i governi, specialmente quelli che piacciono alla gente che piace, tra virgolette. Parliamo di questa di questo mito della lotta all'evasione che si sente e di questa manovra. Allora, questo governo, nato a parole loro ob torto collo fra PD e 5 Stelle, nacque, parole di chi l'ha messo su, con l'obiettivo di non far aumentare l'IVA. Fin qui per quella famosa clausola di salvaguardia che ci hanno messo. Allora, il governo non aumenta l'IVA, ma tassa sui carburanti, tassa sulla plastica, tassa sulle bevande zuccherate, soprattutto sulla tassa sulla plastica vorrei soffermarmi un po' di più. Guardate come ci pigliano sull'onda dei maledetta lei vabbè, lasciamo stare, sull'onda della signorina Greta, maledetta lei chi l'ha inventata. E nasce questo Green New Deal, che tradotto nella mia lingua significa presa per il culo verde. Questa tassa sulla plastica. Allora, voi quando andate a fare la spesa, giustamente, cosa comprate? La maggior parte comprate cibo, detersivi, tutta roba contenuta in involucri di plastica. Che questi involucri adesso saranno tassati. Diciamo, se fosse aumentata l'IVA, diciamo che ogni bene sarebbe aumentato almeno del 3%, giusto? Ora, chiaramente con questa tassa e ora sui carburanti e ora sulla plastica e ora sulle bevande zuccherate o gasate, cioè facevate prima ad aumentare l'IVA. Capace che se l'IVA aumentava, forse risparmiavamo con le tasse che siete inventati. Perché praticamente queste tasse, questi balzelli che hanno messo, vanno a colpire tutti i beni di consumo possibili e immaginabili. Non sappiamo ancora le aliquote che ci metteranno, ma tenete presente che colpisce già i produttori, figuriamoci quando arrivano al consumatore, il ricarico sul consumatore. Ergo, a questo punto era meglio che aumentavate l'IVA e lasciavate tutto come stava. A questo punto era meglio così. Era la prima presa per il culo. Poi vorrei parlare del tema sull'evasione fiscale. E qua veramente io piglierei a schiaffi quelli che si fanno la bocca così, che si allargano tanto di spalle quando parlano di lotta all'evasione, carcere per gli evasori, i paesi seri e queste minchiate varie. Cioè, noi non ci rendiamo conto che questi ci stanno pigliando. Oddio, l'evasione fiscale esiste, sia chiaro. Ma come viene raccontata? Ci viene raccontata con una serie di prese per il culo che la metà bastava. Incominciamo da quelli che snocciolano grandi dati. C'è chi dice che l'evasione fiscale ci costa 150 miliardi, c'è chi dice che ci costa 109 miliardi, c'è chi in passato dice che ci costava 180 miliardi. Sembra proprio, intanto sembra ok, il prezzo è giusto, ognuno spara la sua. E poi è un ragionamento che io faccio spesso.
Quando uno mi dice che l'evasione fiscale ci costa 109 miliardi l'anno, per sparare questi 109 miliardi vuol dire che hai dei dati. E se hai dei dati, se hai dei dati, vuol dire che hai dei punti di riferimento. E se hai questi punti di riferimento e questi dati, vuol dire che sai dove si annida l'evasione fiscale. E se sai dove si annida, mortacci vostri, perché non li andate a beccare? Prima grande presa per il culo. Poi c'è la presa per il culo del POS. La presa per il culo, per il culo per, del POS. Con la moneta elettronica, con i pagamenti tracciabili, distruggeremo l'evasione fiscale. Ora ci dicono che ci abbasseranno le commissioni. Ma amici miei, non è la commissione il problema, è il canone, prima di tutto, è il canone sul POS che è fastidioso. Cioè, uno che incassa poco, un negozietto, un tutto mille, un negozio di abbigliamento, praticamente dovrebbe guadagnare dai 15 ai 20 euro al mese solo per pagare il canone del POS. Poi ci sono le commissioni sulla transazione. Ma sul discorso delle commissioni, sul discorso della 100 euro, che passando di mano in mano, commissione tu, commissione tu, commissione quello, commissione panettiere, commissione l'operaio, commissione salumiere, commissione supermercato, commissione con l'elettrodomestico, la 100 euro diventa 50 euro nel giro di pochi passaggi. Ok? Ma non è neanche questo il problema. Ci stanno dicendo che ci abbasseranno le commissioni. Io rilancio. Io sono disposto anche a pagarle le commissioni, così come sono disposto anche a pagare il canone. Se voi mi dite che se no, noi per assurdo mettessimo tutto il POS, sconfiggeremmo l'evasione fiscale, essendo che aumenterebbe il gettito fiscale, perché le commissioni e il canone non ce li detraete dalle imposte? Non dovrebbero esserci problemi, visto che così se tutti fossimo dotati di POS, sconfiggeremmo l'evasione fiscale. Se così fosse, perché voi giustamente dite pagare meno per pagare tutti. Ok, noi paghiamo tutti. Allora, iniziamo a pagare meno detraendoci commissioni e canoni sul POS, sui pagamenti elettronici. Ci state? Se è così, io sono d'accordo. Ma se non è così, allora vuol dire che non lo fate per l'evasione fiscale. Lo fate perché, e io batto sempre su questo tasto, perché qualche partito, senza far nome il PD, avrà qualche migliaio di gente da sistemare per raccattare voti a livello locale. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Spremere i soliti fessi per pagare il clientelismo di qualcuno. Ok? Dato che stando nell'euro, con i parametri europei, tutte e due non ci stanno, uno dei due. Uno dei due va giù dalla torre. O massacriamo il commerciante e assumiamo dipendenti pubblici, o lasciamo invariata la situazione della partita IVA e non assumiamo dipendenti pubblici. Secondo voi il PD per quale soluzione opta? Ecco perché ribadisco che quella dell'evasione fiscale è una bufala, è una bufala. In primis, ribadisco, perché se tu hai dei dati, se tu hai delle cifre precise, se tu hai delle cifre precise, vuol dire che hai dei dati, e se hai dei dati sai dove stanno gli evasori, e se sai dove stanno, perché non li vai a prendere? Semplice, no? Altrimenti, delle due l'una. O tu gli evasori non li vuoi, o quello dell'evasore è un finto problema e tu hai questi dati e pur sapendo chi è che evade non lo vai a prendere,
Oppure queste sono cifre sparate a cazzo. Delle due l'una, tertium non datur. E questo è il primo motivo. Secondo motivo, io lo accetto, io lo eliminerei anche il contante, guarda un po'. A patto che tu anziché usare il gettito per assumere gli amici tuoi, ci abbassi le tasse e ci detrai dalle imposte, commissioni e canone del POS. Lì ci sto, ma dubito che questo governo sia questo che ha in mente. Ok? Questo governo truffa. Che sinceramente vedo troppa gente che ce l'ha con gli evasori fiscali. Io poi butto un'altra provocazione. Ok? Io ci sto anche a essere controllato, ma se io devo mettere il POS nell'ufficio pubblico, tu mi metti le telecamere, mi metti lo streaming che io devo controllare chi lavora e se lavora. Perché se devo essere controllato io, mi si dirà, ma noi non possiamo evadere. Intanto ne hanno beccati a Catania, che mandavano 50 a Catania, che sicuramente non saranno licenziati, se la caveranno con uno scappaccione metaforico, più metaforico che altro, e torneranno a lavorare, tra virgolette, a lavorare. Allora, se devo essere controllato io, così devi essere controllato tu. Mi si dirà, ma il dipendente pubblico paga tutto alla fonte e non può evadere. Ci mancherebbe, vorresti anche evadere. Già in molti di voi non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, essendo sovradimensionati gli organici degli uffici pubblici. Già molti di voi non fanno un cazzo. Vorreste anche evadere? A parte che già lo fate, quanti ce n'è di bidelli, di bidelli che nel tempo libero fanno gli idraulici, gli elettricisti, quanti ce n'è di professori che fanno ripetizioni private a casa, e quanti sono privati, quanti primari e medici che lavorano in ospedali pubblici esercitano privatamente, omettendo chiaramente nella stragrande maggioranza dei casi la fattura. Chiaro? Quindi finitela di prenderci per il culo. Volete combattere l'evasione fiscale? Ci sto. Volete che mettiamo il POS? Ci sto. A patto che mi detraete tutte le spese dalle imposte e soprattutto queste cazzo di imposte me le abbassate. Ma se dovete, ora la butto lì la provocazione. Ma se come al solito volete far cassa per i vostri clientelismi, allora preferisco tenermi l'evasione fiscale. Ok? Ditemi la vostra, iscrivetevi al canale e tra poco si torna a parlare di calcio e di sport. Ciao!